Guardate che bella questa situazione, un sacco di radici che affiorano sul terreno ed è qui che inizia la nostra gita di oggi. Guardate. Che spettacolo, favoloso. Prati incontaminati, colori autunnali, cielo terso, 4 gradi sopra lo zero, fantastico. Sono appena partito dal parcheggio, ho trovato quel prato fenomenale e guardate che laghetto, incantevole. Una bellissima acqua che ci accompagnerà in questa fase iniziale del percorso. Buongiorno a tutti, cari amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea e nel mio canale YouTube tratto di trekking fotografici nelle Dolomiti della provincia di Belluno e non solo. Oggi sono partito da casa e sono arrivato a Cortina d'Ampezzo e l'idea della gita di oggi è quella di portarvi fino alle Cinque Torri, luogo magico dal quale riusciremo ad avere una visione, una veduta delle Dolomiti circostanti letteralmente mozzafiato. Sono appena partito dal parcheggio e guardate dove mi trovo. Questo laghetto è un qualcosa di incantevole, veramente fenomenale. Ora mi fermo qui, provo a fare qualche scatto fotografico, ma se vi piacciono questi video e vi interessano questi contenuti, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati quando escono nuovi video, che così YouTube vi avvisa. Continuiamo perché siamo appena all'inizio. Guardate che bello questo sottobosco, è veramente un qualcosa di molto molto interessante da fotografare. La cosa più interessante sta nel fatto che abbiamo moltissime occasioni di enfatizzare la luce. Guardate anche qui, abbiamo l'ombra che crea dei chiaroscuri e dei giochi sia cromatici che di sfumature che sono un qualcosa di unico. Ora mi fermo e faccio una foto. Il sottobosco è un sottobosco molto morbido, quasi vellutato. Camminandoci sopra si sente la morbidezza del terreno. Molto bello, è una grande esperienza non solo emotiva ma anche sensoriale. La possibilità di ascoltare i rumori della natura e i profumi che la natura sprigiona. Il sentiero è molto ben tenuto, facile da percorrere e ci porterà in quota. L'obiettivo di oggi è arrivare alle Cinque Torri e da lì ritrarre un po' quello che è l'ambiente circostante. Questo è il sentiero che ho appena percorso, che va in questa direzione. Guardate che bella scalinata. Guardate che meraviglia. Dietro di me c'è la Tofana di Rozes e il Lagazuoi, due monumenti eccezionali, fantastici. Spero di portarvi anche lì in una delle prossime gite. Comunque continuo con la salita, per il momento il sentiero è bello, abbiamo trovato anche un piccolo tratto di strada asfaltata e da qui in avanti si dovrebbe aprire un bel prato con le Cinque Torri sullo sfondo. Continuate a seguirmi. Noi siamo partiti da qua. Questo è il lago Bai de Dones che abbiamo visto all'inizio e abbiamo fatto tutto questo sentiero, guardate. E ora ci troviamo qui. Qui c'è il bivio per andare a visitare questo interessante allestimento, che sono la Grande Guerra sulle montagne di Cortina. Qua c'è un cartello che ci porta verso le trincee e potremo fare questa escursione con tutte le trincee della Grande Guerra. Qua vedete anche delle interessanti fotografie che ci raccontano un po' quella che è stata la storia di questo territorio. Noi continueremo lungo questo sentiero, arriveremo al rifugio Cinque Torri e da qui riusciremo a vedere le Cinque Torri che si trovano a 2366 metri sul livello del mare, con la Torre Grande, la Torre Romana e le altre torri. Dopodiché continueremo e vediamo in base ai tempi se fare un'altra escursione in zona o se ritornare chiudendo il giro d'anello verso il parcheggio da dove siamo partiti questa mattina. Siamo arrivati in questa meraviglia, guardate, abbiamo appena finito il sentiero e qui si apre la valle, che è un qualcosa di fantastico. Abbiamo il Sorapis, la prima montagna che vedete sulla sinistra, e
mentre più a destra abbiamo il Monte Antelao. Qua c'è tutta la valle del Boite che porta verso Pieve di Cadore da Cortina d'Ampezzo sulla sinistra. In lontananza tutte le catene montuose delle Dolomiti. Mentre qua sulla destra abbiamo il Passo Giau e lassù in cima abbiamo il Laverau e il Nuvolau, che sono luoghi fantastici. Adesso continuiamo con la nostra risalita perché ci manca veramente poco per arrivare alle Cinque Torri. Dopo da lì avremo un'altra vista mozzafiato su tutte le Dolomiti della provincia di Belluno. Ma guardate dietro a questo sasso, che sorpresa! Ci siamo! Le Cinque Torri in tutta la loro bellezza. Questo larice è letteralmente meraviglioso, guardate che colori, bellissimo. Si sta preparando per la stagione, una delle più belle dell'anno, del foliage, perché si è tinto del classico giallo, che però è ancora mescolato con un po' di verde. Fra una o due settimane credo che raggiungerà il massimo della sua bellezza. E le Cinque Torri sullo sfondo, con questi bellissimi abeti davanti a loro. Fantastico. Come vedete siamo a 2116 metri sul livello del mare e sulla sinistra il Baie de Dones, che è il luogo dal quale siamo partiti. Questa valle è strepitosa, ragazzi, guardate che bellezza. Lassù il rifugio Nuvolau in mezzo alle nuvole e qua sotto un bellissimo fiumiciattolo che scorre verso valle. Qui c'è un clima perfetto oggi, siamo nel mese di settembre, alla fine del mese di settembre, e si sta benissimo. In questo momento ci sono circa 12 gradi, però c'è il sole, per cui è tutto perfetto. Le sfumature di questo prato sono un qualcosa di sensazionale, molto belle da un punto di vista estetico. Si riescono anche ad effettuare delle composizioni interessanti con la macchina fotografica, andando ad isolare i pochi abeti e i larici presenti sulla scena. Guardate i crolli che ci sono stati, ci sono ancora dei blocchi di roccia incastonati ed incastrati all'interno delle Cinque Torri, lì così. Probabilmente staccandosi hanno trovato un tratto in cui si sono riusciti ad incastrare e questo è quello che rimane del distacco che probabilmente è avvenuto diverso tempo fa e sono scesi fino a valle, vedete? La valle circostante è quella che abbiamo appena visto pochi istanti fa. Faccio vedere un particolare, vedete? Questi blocchi di roccia incastrati tra queste due torri, mentre più a destra si può notare uno scalatore. Ve lo faccio vedere ancora più da vicino. Guardate dove è attaccato. Impressionante, stanno risalendo con la corda lungo questa parete che è letteralmente incredibile, guardate fino a dove arriva. Prima c'erano diversi alpinisti che sono arrivati fino alla cima e si vedevano in modo distinto dalla valle, guardate. Cari amici del canale, questo luogo è veramente fantastico, guardate alle mie spalle, che meraviglia. Siamo quasi arrivati, manca poco per arrivare alla vetta, guardate che spettacolo unico, bellissimo. Oggi la giornata è veramente strepitosa, ho un po' il fiatone perché c'è stata una bella salita, guardate anche qua. È cementata per consentire con maggior facilità l'accesso alle biciclette e ai mezzi, però quello che si apre qua è un qualcosa di veramente fenomenale. Ma il video non è ancora finito. Continuate a seguirmi. Ma guardate ragazzi cosa si apre qui alle mie spalle. Sono arrivato finalmente in cima e lì abbiamo il rifugio. Dietro le tofane, le Cinque Torri. Siamo praticamente in un paradiso, ma provate a seguirmi, guardate qua cosa c'è. Qua abbiamo la Verau in tutta la sua magnificenza, sotto c'è il rifugio a Verau, mentre lassù abbiamo il Nuvolau, dietro al quale
c'è il Passo Giau che ci porta a scoprire altri mondi magici che spero di potervi far conoscere nei prossimi video, tra i quali Mondeval e tante altre bellissime località da poter visitare in una escursione del sabato o della domenica. Stupendo, oggi veramente una giornata fantastica. Tra l'altro adesso sono circa le 2 del pomeriggio e inizia un po' a pennellare il sole, a creare delle ombre che fra un paio d'ore forse potrebbero essere perfette per essere ritratte con delle fotografie di paesaggio. Oggi sono partito presto, per cui le foto fatte fino adesso che vi ho messo durante il video, a proposito, tutte le foto sono alla fine del video, sono tutte foto realizzate durante la parte più centrale della giornata, per cui poco arrotondate, poco, come si può dire, tridimensionali, ma tant'è, potevo venire adesso ho fatto il giro. Continuate a seguirmi. Ed ecco qua, guardate, sono proprio sulla sommità, lì abbiamo il Lagazuoi con il rifugio e la funivia che porta in quota. Qui abbiamo tutto il gruppo delle Tofane, il rifugio Scoiattoli e l'arrivo della Seggiovia. E lì le Cinque Torri. Bello. Guardate, vi faccio fare una panoramica veloce di quello che è il panorama di cui si può godere da qui. Cari amici, guardate, siamo arrivati lì. Lì è l'arrivo della Seggiovia, abbiamo fatto questa strada che è di fatto è la pista da sci del Cinque Torri, siamo scesi e adesso torniamo verso la macchina. Dietro di me la Tofana di Rozes, fantastica, e tutte queste meraviglie. Nella gita di oggi ho effettuato tutte le fotografie con il 50 mm tranne un solo scatto che ho utilizzato il 14-24 della Nikon. Scatto 9 volte su 10 col 50 mm, 1.4 della Nikon, perché è un'ottica che trovo straordinaria, riesce a conferire sia una bella tridimensionalità all'immagine che un bouquet molto molto armonioso, molto ricco di sfumature e di tonalità, di colore e di cromie veramente interessanti. Vi metto tutte le foto alla fine del video, se volete rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video iscrivetevi al canale, cliccate sulla la campanellina in basso a destra di YouTube in modo tale che YouTube vi avvisi ogni volta che esce un nuovo video. Se avete piacere di scoprire le mie uscite fotografiche, ma soprattutto vedere nel dettaglio tutte le fotografie che realizzo, vi suggerisco di visitare il sito andreacostagallery.com dove trovate un sacco di contenuti interessanti. Ora vi saluto, sto quasi per arrivare all'auto e vi do appuntamento a sabato prossimo. Se questi video vi piacciono mettete un like. Ci vediamo. Ciao a tutti.